Il movimento civico Liberi e Forti ha deciso di partire dalle associazioni presenti sul territorio, cercando di raccoglierne stimoli e sensibilità, con l'obiettivo di creare dal basso una proposta autenticamente alternativa per il governo della città di Agropoli. In un'affollata sala San Giovanni Paolo II, il debutto ufficiale del candidato sindaco Raffaele Pesce, insieme a tanti rappresentanti del variegato universo civico che da anni lavorano al servizio della città. Presenti tra gli altri rappresentanti del Comitato per la Città Armoniosa, del Movimento 24 Agosto, Equità Territoriale, del Comitato Il Faro, di A come Agropoli, la presidente di ABC Milly Chiarelli, l'ex sindaco Antonio Domini, Roberta Morrone e Pippo Vano, in passato già consiglieri comunali, gli attivisti del volontariato laico e cattolico, delle sigle ambientali e di quello che in origine è stato ad Agropoli il Movimento 5 Stelle. Ad introdurre il candidato sindaco, la professoressa Daniela Cuono, docente di lettere al liceo Alfonso Gatto, che ha chiarito lo spirito dell'iniziativa e la voglia di un nuovo protagonismo civico e politico in città. L'entusiasmo, la voglia di fare e soprattutto la volontà di cambiare realmente qualcosa in questo paese, noi ce l'abbiamo, ce la stiamo mettendo tutta e soprattutto siamo ancora all'inizio, cioè questo è solo, davvero solo un inizio. E l'entusiasmo ce lo dà anche Raffaele perché in lui vediamo delle caratteristiche che forse vorremmo trovare un po' in tutti i politici, non solo qua ad Agropoli, ma anche a livello nazionale, internazionale, e cioè il servizio, il senso del servizio, la politica vista come servizio agli altri, non come servizio personale. Nessuno di noi qua, è una delle caratteristiche del movimento, il fatto che noi lavoriamo, questo è volontariato, nessuno di noi ha necessità di trovare un posto di lavoro o diciamo così, non pensiamo alla politica come a un ufficio di collocamento, cosa che invece mi sembra abbastanza evidente succeda in altri contesti. La fase di ascolto e di coinvolgimento proseguirà ogni fine settimana con incontri territoriali, dal lungomare San Marco a Trentova, dal Moio a Madonna del Carmine e a Mattine. Liberi e Forti fa la sua strada guardando lontano, guardando al futuro, cercando di organizzare addirittura anche un centro, un circolo sociale culturale col tempo, dove poter discutere, proporre e animare questo paese che ha tanto bisogno di essere animato. Altra la strada, come dicevo prima, delle prossime scadenze elettorali, dove riteniamo necessaria la nostra presenza.